Eccoci qua, buonasera, benvenuti al terzo appuntamento con Professore Digitale, questo progetto che abbiamo in collaborazione Sale Scuola Viaggi e Professore Digitale, tramite il quale stiamo cercando di approfondire le tematiche che in realtà sono quotidiane ormai da un anno a questa parte. Oggi è il 19 febbraio. Il 23 febbraio di un anno fa iniziava questo lungo periodo dal quale ancora non siamo usciti, in cui si sta in casa, si guarda un sacco di computer, si legge e il digitale, ovvero dalla didattica a distanza agli strumenti informatici e così via, sono diventati quotidianità per ciascuno di noi, per tutti quanti, quindi ormai li conosciamo bene. E allora il professore digitale ha deciso di approfondire i vari strumenti che ormai si usano ovunque, sono utili a tutti quanti, sia dal punto di vista tecnico, tecnologico, sia dal punto di vista invece di utilizzo, perché una delle cose fondamentali da avere sempre in mente è che non si può digitalizzare l'analogico, non si può pensare con strumenti nuovi utilizzando categorie vecchie. Altrimenti semplicemente non si fa funzionare. Essendo uno strumento nuovo, che ha modalità comunicative nuove, che ha possibilità nuove, che ha anche potenzialità nuove, diverse, non migliori, non peggiori, non è questo il tema, ma semplicemente sono potenzialità diverse, scusate, quindi è importante sapere che avendo potenzialità e strumenti diversi e nuovi è necessario utilizzare modalità nuove e diverse. Per questa ragione esiste questo professore digitale, esiste questa serie di incontri che facciamo e queste nuove possibilità. Oggi affronteremo un po' di tematiche rispetto alla 2 settimane fa, all'incontro scorso. Proviamo a dare un pochino più di tempo per ciascun intervento, visto che abbiamo visto che sono argomenti e tematiche interessanti e quindi necessitano anche di un approfondimento un pochino più lungo, risposta alle domande, magari indirette, non alla fine della puntata, perché sennò si perdono dei pezzi. Quindi ogni singolo intervento sarà un pochino più lungo e utilizzeremo un po' di tempo in più per affrontare le singole domande rispetto ai singoli punti. Parleremo di un tema in meno per volta, ma in maniera un pochino più ampia. Una cosa che, insomma, mi corre l'obbligo di ricordare all'inizio: questo incontro, come tutti gli altri incontri che abbiamo fatto, può dare diritto, se uno lo decide di fare, a un attestato per gli studenti come PCTO, alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, per i docenti invece che sono in linea con noi e che vogliono registrarsi. Dà diritto a un attestato valido per un'ora, perché dura un'ora l'incontro, di formazione obbligatoria di istituto, grazie alla validazione da parte di ANSI dei contenuti che abbiamo, che portiamo stasera, e quindi otterrete un attestato di questo genere. Durante l'incontro, in un certo momento, ovviamente vi avviserò, verrà pubblicato nei commenti all'incontro un link al quale connettersi, inserire i propri dati, possibilmente, state attenti insomma a mettere dati corretti, perché l'attestato poi si genera automaticamente basandosi su quei dati. Soprattutto l'email deve essere un'email corretta e va da sé, ma una mail che sia in grado di ricevere email da fuori, perché capita che alcune email, non sempre, ma alcune email istituzionali di alcune scuole sono state costruite e create in modo da accettare solamente contenuti e email provenienti dallo stesso dominio. Di conseguenza, se mettete quella email, poi non potrete ricevere l'attestato, perché non ve lo inviamo, ma comunque non vi arriva, per cui è necessario, insomma, farlo. Quando guardo giù è perché guardo i commenti che c'erano lo schermo in basso, la telecamera ce l'ho lì. I commenti ce li ho, quindi non è che mi distraggo, ma vi sto seguendo. Allora, questa sera avremo questa serie di contenuti. Avremo alcuni suggerimenti, alcune proposte, alcune idee per utilizzare la tavoletta grafica, che anche questo è uno strumento ormai diventato quasi quotidiano, magari non per tutte, ma per molte scuole,
Quindi i suoi segreti, le applicazioni, la configurazione e l'utilizzo per inviare, per creare una lezione coinvolgente. Alcuni trucchi per avvivare un'ora di lezione. Visto che abbiamo affrontato la volta scorsa, abbiamo introdotto poi lo strumento di myquiz.org, abbiamo una lezione indifferita del proto maestro Davide Rampoldi che ci spiega come configurare in pochi minuti e gratuitamente un quiz accattivante utilizzando l'applicazione myquiz.org. Avremo Linda che ci presenta alcuni esempi concreti, alcuni trucchi per avviare un'ora di lezione e esempi concreti quindi del metodo Jigsaw per stimolare gli alunni alla partecipazione attiva e soprattutto per lavoro di gruppo. Ora rispondo un paio di domande prima di introdurre Matteo, vediamo un po'. L'attestato quando lo manderete? Di solito ci vuole qualche giorno. Diciamo che oggi è venerdì, quindi i ragazzi ci lavoreranno lunedì, martedì, grosso modo. L'attestato arriverà così. Non vale per PCTO? Allora, c'è un punto fondamentale che è questo. È sempre la scuola che accetta il PCTO. Noi vi inviamo però un attestato valido per essere certificato dalla vostra scuola come PCTO. Quindi, se la scuola vi ha detto che questo... insomma, di partecipare a questo corso perché vale come PCTO, vale. Se non ve l'ha detto, ma vi siete collegati perché vi piace l'idea, andate poi con l'attestato dei vostri docenti e gli dite, guarda, ho fatto questo corso, insomma, accettatecelo per PCTO e vi viene accettato di norma, ma ribadisco, è la scuola che lo valuta e quindi non ci sarà problemi. Comunque l'attestato ve lo mandiamo per gli studenti come PCTO, per i docenti come formazione obbligatoria d'istituto. Non vedo altre domande. Mastro Birraio che ha 4 in arte va bene. Mastro Birraio, stai tranquillo, che sennò poi ti mettiamo. Sì, Giuseppe, vale con PCTO. Per noi vale, assolutamente, noi vi mandiamo l'attestato. Dopodiché dipende dalla scuola, ma per noi vale e lo mandiamo l'attestato. Ok, quindi siamo. E avremo un ospite che vi presenterò più tardi, Lidia Pavone, molto importante questa sera. E la vedremo fra pochissimo, entrerà direi fra circa 10 minuti, avremo il nostro intervento di Lidia Pavone e poi ve la presento più tardi. Intanto facciamo entrare Matteo, eccolo qua. Ciao Matteo, anzi mettiamoci così che è più carino. Buonasera a tutti, ciao Samuele, grazie per lo spazio e buonasera a tutti. Io mi occupo di... cominciamo subito direi così. Direi di sì, che il tempo è poco. Grande, ok. Allora, io mi occupo di matematica e di fisica e oggi però, anziché spiegare le derivate, che è assolutamente noioso, vi racconto un po' come uso la tavoletta grafica e cosa ci si può fare, insomma, con questo aggeggio qua. Intanto condivido lo schermo così presentiamo giusto un paio di slide per aiutarci a seguire la chiacchierata. Ecco, si vede? Eccolo qua, adesso sì. Benissimo. Dunque, intanto che cos'è la tavoletta grafica? È un aggeggio di plastica quadrato che riproduce semplicemente sullo schermo quello che scriviamo con la nostra penna. È uno strumento tanto semplice quanto eccezionale, secondo me. Soprattutto con la didattica digitale l'ho scoperto e l'ho un po' usato e devo dire che è super efficace. È composto da fondamentalmente da un foglio di plastica e da una penna un po' particolare. È una penna che ha la punta tipo una matita e che è, diciamo, viene letta da questa tavoletta di plastica nera. Come si vede dalla foto, è attaccata al PC grazie a un cavettino, quindi è molto semplice da collegare e ne esistono di due tipi fondamentalmente. Il primo è questo di sinistra senza uno schermo, cioè quello che io scrivo sulla tavoletta e tra poco vi farò vedere come viene proiettato sullo schermo. L'altro invece, questo di destra, che ha decisamente un costo diverso, ha il monitor integrato, per cui io vedo direttamente sulla tavola quello che sto facendo. Per il nostro caso e per le nostre esigenze di didattica, secondo me, quelle senza schermo sono assolutamente ottime, hanno un ottimo rapporto costo-beneficio. Quelle di destra sono fantastiche, però chiaramente o si è appassionati di tecnologia in maniera particolare o si è magari dei disegnatori per cui si ha bisogno di una tecnologia molto più avanzata, però nel nostro caso secondo me ha poco senso.
Andiamo a vedere come si fa ad attivare una tavoletta grafica. La prima cosa è scaricare un driver, adesso vi faccio vedere come si fa, perché la tavoletta in automatico non viene riconosciuta dal computer, quindi bisognerà andare, seguendo le istruzioni che troviamo nella scatola, sul sito del produttore. Io adesso vi farò vedere una Wacom, che è una delle tavolette più usate e più, secondo me, semplici da attivare, e scaricare il driver per farla riconoscere al computer. Dopodiché serve una lavagna. Serve una lavagna che è un software, un programma, ce ne sono di tanti tipi, una lavagna digitale, dove verrà proiettato e verrà riportato digitalmente quello che noi, i movimenti che noi facciamo sulla tavoletta con questa penna. I software principali, secondo me, sono questi tre. Openboard è gratuito, OneNote fa parte del pacchetto Office e secondo me è molto molto buono, però bisogna vedere se si ha il pacchetto Office, oppure c'è Jamboard, che è la lavagna di Google. La cosa comoda di Jamboard è che può essere condivisa, cioè posso scrivere io, per esempio, intanto anche gli studenti, mentre le altre due no. Io semplicemente condivido lo schermo, come adesso farò, e quindi voi vedrete quello che io scrivo. Passiamo subito a vedere in pratica come si fa. Intanto come scaricare un driver. Anzi, intanto vi faccio vedere, vediamo se si vede, la tavoletta. Eccola qua. Questa è una tavoletta grafica, è la Wacom che vi facevo vedere prima, quindi una cosa nera molto semplice. Dietro è anche fashion rossa, però è proprio una cosa molto semplice, con un cavetto USB, e questa è la pennina di cui vi parlavo. Come vedete, tra l'altro, ha anche due bottoncini, non so se si vedono qua. Uno è il cancellino per cancellare e l'altro serve per cambiare il tratto. Si può impostare per mettere un evidenziatore piuttosto che altro. Ora vi faccio vedere, per esempio, la prima cosa, come scaricare un driver. Per esempio, questo, scusate, che non vedo il pirolino qui, eccolo qua. Per esempio, una volta presa la tavoletta Wacom, vi faccio un esempio del costo della Wacom che ho io, per esempio, così poi vi faccio vedere effettivamente cosa si può fare. Ho una Wacom One, che è questa qua, eccola qui. Quindi è una tavoletta che costa circa 60 euro su Amazon, quindi la possiamo trovare tutti con semplicità. È una tavoletta che ha una dimensione A4, per cui è praticamente un foglio standard. Ci sono anche di altre dimensioni, per esempio c'è anche più piccola in formato A5, in questo modo, e può essere usata tranquillamente senza batterie, senza ricarica, senza nulla. Si attacca semplicemente al PC e si installano i driver. Per installare i driver, per esempio, nel caso di una Wacom, si va sul sito del produttore, si va su supporto. Questa è un'operazione che si fa di solito per qualsiasi nuova periferica che si attacca al computer, e si va su driver e manuali. A questo punto si cerca il proprio prodotto, per esempio una Wacom One, che è questa qui, e si sceglie se sia Macintosh o se sia Windows, si scarica il driver e lo si installa. Quindi veramente con 2-3 clic la tavoletta è attiva. Una volta che la tavoletta è attiva, abbiamo bisogno di una lavagna su cui scriverci. Come dicevo, ce ne sono tre. Ve ne faccio vedere due. La prima è questa, Openboard, che è un software completamente libero e gratuito. Che è questo. Una volta installato, comparirà un'icona fatta in questo modo, eccola qui, e con un doppio clic, ecco qui che ci si apre il foglio. Il foglio può essere impostato come vogliamo, possiamo sceglierlo noi, sia a quadretti, se a righe, se completamente bianco, o addirittura cambiando lo sfondo. Tra l'altro si può scegliere la dimensione dei quadretti o delle righe che si vogliono usare. E poi qui abbiamo in basso una serie di strumenti che possiamo usare e in alto un'altra serie di strumenti che possiamo usare. Per esempio voglio scrivere in blu, quindi scrivo in blu, e con col pennino, come vedete, sullo schermo compare e si vede il pallino che mi fa vedere dov'è la penna in questo momento, e nel momento in cui io lo appoggio comincio a scrivere. Ok, come vedete praticamente la scrittura è identica a quella che potrei fare su un quaderno. Scrivere, cancellino, eccoci qua. Samuele, mi confermi per cortesia che si vede tutto?
Samuele o qualcun altro? Sì, scusa, no, c'ero che devo entrare. Allora, si vede tutto. In alcuni casi è sfocata, ma credo che sia per la connessione, cioè per la connettività di chi riceve. Se scrivi più grande, secondo me si vede ancora meglio. Perfetto, allora direi che scrivo più grande. Ecco. Benissimo. Ok, quindi questo qui per esempio è un software molto semplice dove posso scrivere, posso scegliere colori, per esempio sottolineare in blu o sottolineare in verde o ancora sottolineare in rosso e così via. Qui ho vari strumenti, ho il cancellino, eccetera, eccetera, eccetera. A questo software mi permette di creare più pagine, per cui qui poi avrò l'elenco delle pagine, questa è la prima e questa è la seconda, per cui posso fare una sorta di presentazione PowerPoint, ecco, mettiamola così, composta da più pagine. Adesso vi faccio vedere alcune pagine che ho già creato per darvi un'idea su quello che si può fare effettivamente. La cosa, tra l'altro, buffa è che sembrerà in effetti strano, ma scrivere guardando lo schermo mentre muoviamo la penna può sembrare effettivamente una cosa difficile. All'inizio devo ammettere che è una cosa un po' particolare, perché non siamo molto abituati. Però basta veramente un quarto d'ora, 20 minuti di prove per prendere subito la mano e ad avere subito una fluidità che ci consente di lavorare. Per esempio, a me capita di lavorare tantissimo con le formule, con i grafici e quant'altro, per cui questo software, per esempio, mi consente di fare dei grafici, di disegnare delle forme e via dicendo. Questo è il primo software che consiglio come utilizzo, perché è gratuito ed è molto molto efficace e anche molto semplice. Un altro software per chi dovesse avere la suite di Office, quindi Word, Excel, PowerPoint, all'interno è presente anche OneNote, che è questo software qua, che io ritengo uno dei migliori in assoluto per quanto riguarda le lavagne. Però è disponibile solo a chi appunto ha il pacchetto Office. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere i vari colori, i vari tratti delle penne, i vari evidenziatori. Funziona nello stesso modo, per cui mi posiziono dove voglio e scrivo normalmente. Sono Matteo, ok. E posso scrivere qualsiasi cosa. Tra l'altro, in questo software la cosa comoda, soprattutto per noi matematichesi, è che abbiamo la possibilità di disegnare piani cartesiani, rette, circonferenze e una serie di strumenti che effettivamente sono molto pratici. Questo e qui a sinistra vedete che ho diviso, per esempio, queste lezioni. Questi sono i fogli che mi tengo liberi per lavorare con i ragazzi magari su un problema in particolare, piuttosto che su un ripasso da fare con qualcuno, come in questo caso abbiamo ripassato delle formule di fisica. Posso usare diversi colori per far capire meglio alcuni concetti. Posso, per esempio, in questo caso qui, incollare anche delle immagini di problemi, piuttosto che di testi o di qualsiasi altro contenuto. E poi ho dei quaderni. Il bello di questo software è che mi permette di creare dei quaderni qui sulla sinistra e all'interno di questi quaderni ho dei fogli. Per esempio, in equazioni elementari io ho proprio dei fogli, per cui ho una sorta di slide che scorrendo mi permettono di presentare un contenuto già scritto in precedenza, quindi me lo sono preparato prima e lo, tra virgolette, proietto come se l'avessi scritto in quel momento. Ovviamente nulla mi vieta poi, una volta che sono durante la lezione, di segnare degli appunti, perché magari qualcosa è particolarmente importante, poi posso cambiare il colore per enfatizzarlo e via dicendo. Ecco, direi che questa è un po' una panoramica su quello che si può fare con la tavoletta grafica. Secondo me, come dicevo prima, è tanto essenziale quanto veramente straordinario, anche perché una cosa molto comoda è che una volta che io ho disegnato qualche cosa, scritto qualche cosa, o lo faccio diciamo in diretta mentre sono con voi, come stiamo facendo adesso, e alla fine, per esempio alla fine di questo ripasso con... No, questo era un altro ripasso, per esempio questo. Quando ho finito di fare questo lavoro col ragazzo, in questo caso era un ripasso 1-1, ho semplicemente esportato questo lavoro in PDF e il risultato lo trovo qui. Eccolo qua. Questo praticamente è l'esportazione della lavagna scritta
in formato PDF, che è comodissimo perché a questo punto questo lo posso mandare via mail ad altri ragazzi, piuttosto che tenerlo come archivio, via WhatsApp, condividerlo sui gruppi e via dicendo. Ecco, io direi che ci siamo. Se c'è qualche domanda, molto volentieri sono qua e fatemela pure. Direi che quello che mi premeva dire su questa tecnologia è tutto. Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Abbiamo un paio di domande, intanto, in effetti, che sono... Allora, a parte se la connessione, il video è un po' sfocato, probabilmente abbiamo la qualità bassa di invio, ma okay. Quella che c'è, insomma. Poi abbiamo... Intanto togliamo questo. E poi abbiamo... ma gli studenti come vedono a distanza il lavoro? Quindi qual è il passaggio con cui dal tuo schermo passi esternamente? Credo che sia così. Un'altra, come si chiama il software? E un'altra, esiste solo per Windows o ci sono alternative per... Oh, se sì, se ci sono alternative. Bene, bene, bene. Allora, per proiettare quello che noi scriviamo ai ragazzi è sufficiente condividere lo schermo. Come faccio io adesso con voi, quindi decido di condividere lo schermo in questo modo. Rimetto lo schermo dentro, Grazie mille. Eccolo qua un attimo. Eccolo Vediamo, qua. Eccoci qua. Io ho condiviso lo schermo, semplicemente. Posso far vedere una cartella, posso far vedere, per esempio, un documento scritto o posso semplicemente aprire la schermata della mia lavagna che ho installato sul mio computer e quindi voi tutti vedete il mio schermo condiviso che in questo momento sta proiettando la lavagna. Io sul mio computer ho semplicemente aperto la lavagna e ho cominciato a scrivere. Qui sto scrivendo, quindi voi vedete quello che io faccio in tempo reale sul mio computer. Questa è la maniera più semplice in assoluto. L'alternativa, un'alternativa, ma io la consiglio poco, è quella di usare questo software che si chiama Jamboard. Questo software è una lavagna di Google online, per cui non è necessario installare niente sul proprio computer, semplicemente ci si collega col proprio account di Google e si attiva la lavagna. Vi faccio vedere anche qual è il sito, giusto per avere un'idea. Jamboard di Google, che è questa qua. Quindi si va su edu.google.com e col bottone inizia si comincia ad utilizzare la lavagna. Perché la consiglio poco? Perché una lavagna online ha una difficoltà aggiuntiva, che quando io scrivo c'è un ritardo tra quando io muovo la penna e quando vedo le cose scritte sulla lavagna. E questo, se non si ha un'ottima manualità col pennino, fa diventare un po' matti. Perché io scrivo, ma non vedo che viene scritto fino a qualche secondo dopo. E quindi è molto complicato capire dov'è il pennino in quel momento. Per cui io consiglio di usarla solo se necessario. Altrimenti è molto più semplice installare sul proprio computer uno di questi altri due programmi, cioè o OneNote o OpenBoard, e condividere il proprio schermo. Alla domanda se c'è disponibile sia per Mac che Apple, sì, entrambi. Sia OneNote, che fa parte del pacchetto Office, che OpenBoard, che invece è un software libero, sono disponibili per entrambi i sistemi operativi, cioè sia Macintosh che Windows. C'erano altre domande? Sì, ce n'è una, si può vedere la creazione di una slide dall'inizio. L'altra è, potremmo proporre di acquistare nelle scuole, sarebbe più innovativo? Vabbè, questo sì, dipende da ogni scuola. Poi è una decisione che prendono i docenti in funzione di quello che vogliono fare, o se siete rappresentante di istituto o rappresentante degli studenti, è una valutazione che assieme al vostro consiglio di classe o al consiglio di istituto e i vostri docenti potete fare. È chiaro che deve essere una valutazione insieme, perché chi impara deve essere, no, in linea con chi insegna, se no è complicato. Infatti Orietta dice questo, sì, infatti, eccolo qua. Dice, ho provato Jamboard, ma è difficile scriverci, infatti. Orietta, sono d'accordo. Io che ho anche abbastanza manualità, però dopo un po' faccio proprio fatica, quindi preferisco. Il vantaggio di Jamboard è che mentre io scrivo, volendo, potreste scrivere anche voi sulla stessa lavagna. Però, insomma, vabbè, questo è permesso anche da altre piattaforme, tipo Zoom, eccetera. Non lo so, ho qualche perplessità su Jamboard, però esiste, ecco, per cui lo sappiamo. Come si crea una slide? Io ve lo faccio vedere, per esempio, in OneNote, ma è indifferente, si fa allo stesso modo anche dall'altra parte. Per esempio, io da qua, con un tasto destro, creo, io ho il software in inglese, ma
le voci sono molto semplici anche da tradurre al volo in italiano, per cui in questo caso New Notebook crea un nuovo quaderno. Devo scegliere dove metterlo, per esempio scelgo di metterlo nei documenti, lo chiamo matematica equazioni, quindi do un nome al mio quaderno inizialmente, e una volta, eccolo qua il mio quaderno, quindi si chiama matematica equazioni, scusate ho sbagliato il titolo, ma vabbè ci siamo capiti, tasto destro, pardon, ecco qua, all'interno quindi di questa freccina mi si apre il quaderno ed ecco che ho il primo foglio, questo qua a destra è il primo foglio. Questo primo foglio ha un titolo ed è lo spazio bianco. Per esempio, per me che mi occupo di matematica, ha senso andare nella vista e dire ma io però lo voglio a quadretti piccoli, oppure potrei volerlo a quadretti medi, oppure per esempio vorrei averlo a righe, tipo foglio protocollo, e il titolo non mi interessa, quindi decido di nasconderlo. Ecco che ho, in questo caso, preparato il mio ambiente dove posso scrivere. Qui con questo più aggiungo un altro foglio o un'altra slide, che in questo caso sempre voglio senza titolo e con le righe. E a questo punto, per esempio, nella prima slide a cui posso anche dare un nome, tasto destro rinomina, posso chiamarla pagina equazione, e al seconda la posso chiamare soluzioni. A questo punto, nella prima equazione, però, metto il foglio a quadretti perché mi viene più comodo, semplicemente scelgo un colore, in questo caso il blu, e comincio a scrivere. Poi se qualcuno lo vuole risolvere, fantastico. Ok? E via di seguito. Non c'è bisogno di salvare. La cosa fantastica, secondo me, di questo software è che non esiste il concetto di salva. Mentre scrivo, il foglio si scrive e rimane così. Se io adesso chiudo il programma e lo riapro, avrò esattamente quello che ho scritto fino a quel momento lì. Abbiamo un'ultima domanda, poi andiamo avanti, che abbiamo il nostro ospite, certo, che è molto importante, quindi abbiamo bisogno di farla parlare, che è questa. Ho LibreOffice non Word. È un problema? Sì, perché LibreOffice purtroppo non ha ancora, anche se è in programma di doverla pubblicare, ma attualmente non ha una lavagna propria. Per cui in quel caso il pacchetto di LibreOffice è senza questa possibilità. In quel caso ti consiglio di prendere OpenBoard, quindi scaricare OpenBoard che comunque è ad accesso libero e puoi fare comunque un sacco di cose. Tra l'altro l'ultima cosa e poi chiudo, la cosa secondo me comoda di questa tecnologia è che, come nel mio caso, ma ce ne sono tantissimi, io mi sono preparato dei quaderni che sono disponibili adesso da qui in avanti. E ogni lezione per me è già pronta. Questo è il metodo grafico, queste sono le equazioni elementari, per cui è già tutto fatto. Questi sono tutti i fogli che ho qua sopra, e in ogni foglio è come se fosse una slide che piano piano va avanti, ed è molto pratico, perché ci possiamo preparare del materiale che tra l'altro possiamo anche correggere in maniera molto agevole e molto semplice. Quindi, insomma, invito veramente a fare una sperimentazione. Sono tavolette che davvero, questa tavoletta, quella che ho io, costa appunto 60 euro, quindi è accessibile davvero per la maggior parte. Insomma, no, tra l'altro, scusa, ti interrompo perché c'è un intervento interessante e utile che dice: chiedete l'attivazione di Office 365 gratuito per docenti della vostra scuola. Vero, bravissimo possibilità. Antonello. Ecco. Correttissimo Antonello, fantastico, è vero, ottimo intervento, perché le scuole hanno proprio questo tipo di vantaggio, è vero, ci sono account educational che sono proprio a favore della scuola a cui gli utenti possono partecipare, e lì dentro c'è OneNote, proprio questo qua, il software che c'è sia per Windows che per Macintosh. Sì, sì. Ok, benissimo, grazie Matteo, ci vediamo più tardi alla fine dell'incontro. Benissimo, per i saluti, eccetera. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ora abbiamo la nostra ospite, si chiama Lilia Pavone, che è un avvocato pentito e formatrice da 15 anni, è esperta di public speaking, qualità della vita sul lavoro e comunicazione. La sua missione è essere un trampolino e una cassa di risonanza per i talenti dei suoi corsisti e coach. E la sua visione è, questo glielo facciamo dire a lei, non la dico io, così benvenuta Lilia, grazie per essere con noi questa sera. Grazie Samuele, buonasera a tutti, ben trovati sugli schermi. Esatto, prima di iniziare la domanda è: qual è la tua visione, visto che
Allora, aspettiamo. Visto che accennavi appunto correttamente a questo discorso della qualità della vita sul lavoro, fondamentalmente la mia visione, come sempre la visione è un sogno, è quello che tutti possano andare al lavoro il lunedì dicendo amo il lunedì. Perfetto. Io sono uno di quelli, quindi va bene così. Poi attualmente la maggior parte delle persone dice io sono fortunato perché mi capita questo, però in realtà è una cosa che noi possiamo fare scientemente, cioè trovare un lavoro che ci piace o ritrovare il piacere nel lavoro che già abbiamo. Assolutamente. Allora io ti lascio, ora è il tuo momento. Ci vediamo grazie. Più tardi. Grazie. Allora, innanzitutto molto interessante, ho seguito piacevolmente Matteo ed è bello interagire adesso dopo il suo intervento, perché io riparto un po' da un'idea che avevo per come agganciarvi oggi, visto che parliamo di attenzione, e avevo pensato proprio di partire con una frase famosa di Albert Einstein, quindi famoso lui a sua volta, e ha detto molte frasi che si ricordano piacevolmente, che vengono utilizzate come citazioni. Lui ha detto che non ha mai insegnato niente ai suoi allievi, ma ha solo creato le condizioni affinché potessero imparare. Ora, le condizioni per imparare si possono creare in tanti modi, si possono creare con degli strumenti molto utili e interattivi come quelli di cui ha parlato Matteo. Si possono creare anche proprio con la nostra persona, il nostro modo di comunicare, quindi senza, come dire, eccessivi ammennicoli tecnologici. Non perché io non ritenga che appunto gli strumenti tecnologici non siano utili, ma perché non bisogna dimenticare mai che lo strumento principale siamo noi. Siamo noi con l'utilizzo della nostra voce, della nostra dialettica, del nostro carisma, del nostro modo anche proprio di essere magnetici, con la nostra attenzione magnetica. E infatti io, per attirare la vostra attenzione, ho portato anche questa bustina, dove dentro ci sono due oggetti misteriosi che sono un po', secondo me, il simbolo del segreto del mantenere l'attenzione e del fare delle lezioni efficaci. Effettivamente mi piacerebbe un po' sognare ad occhi aperti insieme a voi, provando proprio a immaginare, ma come sarebbe più bello, come sarebbe più piacevole il nostro lavoro, come ci verrebbe più facile dire amo il lunedì, se effettivamente fosse facile mantenere l'attenzione dei nostri allievi, dei nostri alunni. Come potrebbe essere più semplice la nostra vita lavorativa tutti i giorni, qualora questa curva dell'attenzione di cui tanto si parla si potesse prolungare un po' di più e potesse essere anche di un'attenzione di migliore qualità. Queste sono le domande che io mi pongo come formatrice, ma come formatrice mi rivolgo più facilmente ad adulti. Quindi quella che io faccio in aula è andragogia e non pedagogia. Ho fatto spesso anche dei corsi nelle scuole, sia per docenti che per allievi, però mi sono interfacciata sempre con ragazzi delle scuole superiori, quindi tecnicamente sono già adulti da un punto di vista di motivazioni. Poi chiaramente i ragazzi sono ragazzi, quindi non sono esattamente come gli adulti, però non si parla proprio strettamente di pedagogia per quanto riguarda i ragazzi, insomma, dei 14 anni in su. Ho fatto anche un esperimento pilota con una seconda media, quindi ho avuto esperienze con dei ragazzi più giovani, però non sono un'esperta in pedagogia. Ma quello che so è che si dice, insomma, studi dicono che la curva dell'attenzione può avere una durata massima di 20 minuti. Questa durata massima chiaramente è variabile a seconda dell'età degli allievi che noi abbiamo di fronte. Massima vuol dire che comunque il picco della curva di attenzione può durare massimo 20 minuti, ma poi chiaramente l'attenzione cala. Inoltre, questo picco di attenzione non si raggiunge immediatamente. Cioè, in un incontro formativo con degli adulti, come a me capita per esempio di fare corsi aperti al pubblico, in cui le persone appunto si sono iscritte, hanno investito il loro tempo e il loro denaro per partecipare ad un corso, il momento proprio di inizio del corso è un momento di attenzione massima, no? C'è quella
quell'energia, quell'elettricità nell'aria di finalmente arrivato il corso al quale mi sono iscritto, vediamo questa tizia qui che si chiama Lilia Pavone, che cosa ha da dirmi. E quindi proprio il momento iniziale è un momento di massima attenzione. Viceversa, la dinamica scolastica è un pochino diversa e normalmente per entrare nel vivo, per arrivare nel picco di attenzione, passano, secondo gli studi, mediamente 3 minuti. Ora, noi che cosa dobbiamo fare in questi 3 minuti? Proprio perché questo picco di attenzione sia particolarmente alto e sia il più lungo possibile, relativamente chiaramente alla fascia di età di allievi che noi abbiamo di fronte. In questi 3 minuti dobbiamo fare attenzione a fare una buona apertura o decollo. Qui stiamo parlando proprio tecnicamente di public speaking, o nel caso della DAD, di digital speaking, ma le notizie sono molto simili, le nozioni, non le notizie, perdonatemi, le nozioni sono molto simili per alcuni aspetti. Per quanto riguarda il captare l'attenzione, le tecniche, le strategie sono le stesse, indipendentemente che noi ci stiamo relazionando in una situazione live, quindi dal vivo, oppure in una situazione digitale. E allora noi abbiamo questo picco dell'attenzione e dobbiamo riuscire ad arrivare in questi 3 minuti a questo picco dell'attenzione. Quali possono essere i benefici dell'avere una buona capacità magnetica, dicevamo prima, no? Dell'attenzione a me gli occhi? Quali possono essere i benefici di essere così efficaci proprio in apertura? Se qualcuno intanto vuole nei commenti cominciare a ipotizzare quali sono questi benefici, uno chiaramente io l'ho già detto, io intanto comincio ad enumerare quelli che io mi sono immaginata e poi potete aggiungere chiaramente voi alla lista i benefici che ritenete voi più opportuni. Ora, sicuramente quello che ho già nominato è proprio quello di captare l'attenzione e creare un po' una rottura di schemi. Quindi con il modo in cui noi apriamo la nostra performance didattica, possiamo rompere gli schemi. Questo, oltre a catalizzare l'attenzione, può aiutare anche la memoria, perché se una lezione inizia in una maniera originale, se un intervento in pubblico, anche di un formatore come me, non inizia nel solito modo in cui iniziano tutti gli altri, sicuramente io come persona o come docente sarò ricordata più a lungo e più piacevolmente nel tempo e il contenuto di quella lezione sarà ricordato più piacevolmente e più a lungo nel tempo. Sappiamo benissimo dalla pubblicità, per esempio, che le emozioni aiutano a ricordare i concetti e quindi se noi facciamo un decollo, un'apertura originale e quindi in qualche modo emozionante, non necessariamente strappalacrime, emozionante in maniera esagerata, ma comunque che crei magari anche una risata banalmente, questo aiuta la memoria nel lungo termine, quindi l'apprendimento e la ritenzione dei concetti nel lungo termine. Ecco, questi sono 2 semplici benefici nel fare un'apertura efficace, che appunto sia magnetica, come dicevamo. Chiaramente la conseguenza negativa del non farlo è l'opposto di quello che abbiamo appena detto, quindi scarsa attenzione e scarso ricordo nel lungo termine, nel medio e soprattutto nel lungo termine. Ecco, magari, per esempio, Barbara dice, magari proponendo una domanda piuttosto che l'argomento della lezione, ecco, uno dei modi di decollare è una domanda. Adesso entriamo nel merito tecnico. Come si fa nella routine a essere originali sempre? La risposta è dentro questo sacchettino, quindi lo sapremo tra un po'. Io chiaramente adesso vi darò degli strumenti, delle tecniche, vi darò 5-6 modi diversi di decollare come strategie, come applicarli, quindi la tecnica, il contenuto della tecnica, chiaramente sta anche alla vostra fantasia e creatività, passione. Possiamo anche utilizzare strumenti come quello che ci ha mostrato Matteo poco fa, quindi le alternative sono potenzialmente infinite, basta solo scatenare un po' lo spirito creativo che c'è in ciascuno di noi. Qualcuno prima diceva uno dei benefici è quello di coinvolgere gli alunni, quindi renderli anche più partecipi attivi
obiettivi della lezione. Quindi sì, uno dei benefici di un buon decollo, di una buona apertura didattica, magari attraverso le domande, può essere proprio quello di renderli non spettatori passivi, ma partecipi attivi della lezione. Oltre al beneficio di captare l'attenzione all'inizio della lezione, qualcosa che viene spesso sempre detta nel public speaking, ma che secondo me non viene sufficientemente sottolineata per quanto riguarda le armi oratorie di un insegnante, è l'importanza di fare anche un'ottima chiusura o atterraggio. Quindi non solo il decollo, perché se un volo è decollato ma poi non atterra è un problema, invece noi dobbiamo anche atterrare efficacemente. Che cosa vuol dire atterrare? Creare un momento di chiusura, anche qui possibilmente emotivo, possibilmente coinvolgente, perché anche in questo caso gli studi ci confermano che da un punto di vista di memorizzazione i momenti salienti a cui il nostro cervello presta maggiore attenzione sono proprio l'inizio e la fine di un intervento in pubblico, di una lezione, così come anche di un film, per esempio. Quante volte noi magari abbiamo visto un film anche molto bello, molto coinvolgente, che fin dalle prime battute ha captato la nostra attenzione, la nostra emotività, ci ha subito fatto entrare nella trama, però poi alla fine abbiamo detto sì, ma il finale era scialbo, era insipido, alla fine tutto il film, che magari è stato molto bello, diamo a quel film un parere, un giudizio poco lusinghiero, perché invece il finale ci ha deluso. Lo stesso può accadere con una lezione, quindi è anche molto importante chiudere in bellezza per lasciare anche qui un segno nella memoria, perché abbiamo detto che l'inizio e la fine sono i momenti in cui chiunque essere umano, che sia allievo o no, ricorda di più le cose, e l'impatto emotivo, perché lascia un segnale chiaro la chiusura con uno strascico emotivo, e le emozioni sono un po' il collante, il fissatore, il fissante del contenuto anche didattico delle cose che siamo andati a dire. E quindi l'emotività, batto molto su questo tasto, l'emotività aiuta il ricordo, e a noi fa piacere, è utile come obiettivo, no? Che i nostri alunni ricordino, in modo che facciano anche meno fatica poi a studiare la lezione, perché già lo ricordano da quello che è stato spiegato in classe, o che sia virtuale o che sia fisica. E quindi sono questi i benefici anche dell'utilizzare un ottimo modo di atterrare o chiudere una lezione. Come anche per quanto riguarda l'apertura, i lati negativi invece di non fare un buon atterraggio o di non farlo proprio sono diametralmente opposti a quelli positivi, quindi non mi ripeto, ci potete chiaramente arrivare da voi. Per uno studente non più giovane come me, diversamente giovane, 57 anni, quanto dura il periodo di attenzione? Allora, gli adulti sono normalmente più attenti, quindi in genere la curva dell'attenzione è più breve quanto più si va in gioventù, soprattutto i bambini hanno bisogno di cambio di registro e di stile per tutto il tempo della lezione, molto velocemente. I bambini molto piccoli, stiamo parlando dei 3 anni, hanno un picco di attenzione che dura dai 3 ai 5 minuti, non di più. In genere invece i 15-20 minuti sono per quanto riguarda gli studenti adolescenti. Adolescenti, preadolescenti siamo intorno ai 10 minuti. Comunque, mediamente, un adulto non mantiene l'attenzione più di 45 minuti, un'ora. Cosa vuol dire questo? Che non possiamo fare lezioni più lunghe di 45 minuti, un'ora? No, non vuol dire questo, ma vuol dire che dobbiamo creare anche dei momenti di picco, di cambiamento di registro stilistico, magari appunto proiettando a un certo punto una slide, utilizzando uno spezzone di un film, di un video di qualunque tipo, utilizzando una tavoletta interattiva come quella di cui ci ha parlato Matteo, qualcosa che cambi registro comunicativo e che quindi riporti un pochino più in su la curva nel momento in cui è discendente. Quindi ci sono degli artifici, diciamo, degli strumenti
attraverso i quali io posso prolungare la soglia dell'attenzione. Comunque non si consiglia di andare oltre l'ora e un quarto, ora e mezza, perché per quanto io possa tirare fuori dal cilindro vari conigli, a un certo punto comunque proprio anche da un punto di vista di zuccheri, il cervello consuma molti zuccheri, si richiede proprio il bisogno di una pausa o anche di alzarsi dalla sedia, se è una lezione che chiaramente si sta seguendo seduti. Per quanto riguarda gli strumenti di apertura e di chiusura, io vi racconto anche una cosa della mia vita come allieva. Alle superiori, io ho fatto il liceo classico, avevo un professore di greco di una vastità di conoscenza veramente enorme, enorme. Ho un bellissimo ricordo del mio professore delle superiori, anche perché era assolutamente un pezzo di pane. Ed era troppo però un pezzo di pane, per cui aveva così tanta conoscenza dentro di sé che poi se ne partiva per la tangente con le sue etimologie dall'aramaico, dimenticandosi, così innamorato della sua materia, di avere di fronte dei quindicenni, sedicenni scalmanati con gli ormoni impazziti e con la voglia di divertirsi, di fare baccano come tutti i ragazzi a quell'età. Quindi lui aveva un contenuto e un amore per la sua materia sconfinati, ma non aveva una grande capacità appunto di mantenere alta la nostra soglia dell'attenzione, perché poi si parlava addosso tante volte. Ed essendo tra l'altro molto buono, molto di manica larga con i voti, non è che ci tenesse proprio sul filo del rasoio per stare attenti ed essere molto partecipi alle sue lezioni, perché tanto alla fine il 6 politico lo riuscivamo a spuntare tutti quanti. Quando poi sono arrivata all'università, ho trovato un altro docente di cui ho un bellissimo ricordo. Io ho fatto, come dicevamo prima, sono un avvocato pentito, quindi ho studiato giurisprudenza. E il primo anno ho avuto un professore di diritto privato, che insomma una materia anche impegnativa, è il mattone, no? Sia come pesantezza che come basamento, il mattone del primo anno di giurisprudenza. Ho avuto un professore di diritto privato che, oltre ad essere molto esperto della sua materia, aveva anche una grandissima capacità di fare degli esempi concreti, di fare delle battute, di attualizzarci il diritto privato, di farcelo toccare con mano, di renderci il libro, una materia, un libro così pesante, erano 2000 pagine di libro, eccetera, di rendercelo qualcosa di vivo, concreto, attuale. Quindi questo non è solo un qualcosa che serve per captare l'attenzione all'inizio, ma saper utilizzare degli esempi concreti nel corso della lezione è un qualcosa che aiuta chiaramente a toccare veramente con mano materie anche molto, molto astratte o complicate o molto intellettuali. Comunque al primo anno di università non ero molto diversa da quando avevo 15-16 anni alle superiori e seguivo le lezioni di greco, cioè come tipo di platea, quella che questo professore riusciva a tenere così invece attenta e desta, alla fine eravamo poco più che liceali, perché eravamo appena usciti dalle superiori. Quindi il paragone fra i due professori è calzante, pur essendo, diciamo, di due gradi di istruzione differenti fra di loro. Ora, io in questo, finora praticamente, ho utilizzato diverse tecniche di apertura. Ho cercato di mettere in pratica quello di cui sto parlando. Quindi ora vi faccio capire che cosa ho utilizzato. Primo metodo di apertura che ho utilizzato. Ho fatto una citazione. Sono partita parlandovi di Albert Einstein. Quindi per chi prima chiedeva come fare a trovare un modo diverso nella quotidianità per creare questa apertura, questo decollo emotivo, ecco, citazioni ne possiamo trovare veramente a non finire. Online se ne trovano tantissime, ma ci sono anche libri che raccolgono citazioni per aree tematiche. E quindi un modo per iniziare la nostra lezione può essere partire da una frase di qualcuno famoso. Albert Einstein non ha bisogno di essere spiegato chi sia. Alle volte magari troviamo delle citazioni di illustri sconosciuti o magari conosciuti per una nicchia, per un'area di competenza molto breve, molto piccola, quindi non conosciuti a livello universale, ma conosciuti magari solo agli esperti di un settore, e quindi conviene magari spiegare
Se io dico, come disse Albert Einstein, non c'è bisogno di dire che era il fisico, il premio Nobel, eccetera. Se invece dico, come disse Dale Carnegie, che è il padre dell'oratoria moderna, ecco, spiego che Dale Carnegie è il padre dell'oratoria moderna, e quindi sappiamo che stiamo parlando di public speaking. Quale altro decollo ho utilizzato? Ho utilizzato l'oggetto misterioso, che a breve vi svelerò, che è un modo per attirare l'attenzione. Lo faccio vedere, lo mostro, questo oggetto misterioso, ma non lo spiego, lo metto poi da parte, e questa cosa continua a mantenere alta l'attenzione fino a che poi non risolverò, non svelerò qual è il mistero. Quindi questa è una seconda tecnica. Chiaramente anche lì, oggetti misteriosi, potete inventarvene quanti volete. Potete anche mostrare qualcosa di che tutti possano vedere. In questo caso io sulla mia scrivania ho un piccolo Yellow Submarine, quindi tutti vedono che cos'è, ma il significato di questo oggetto verrà svelato in un secondo momento. E quindi lì potete utilizzare strumenti che siano attinenti alla vostra materia, ma anche cose creative che vi vengano in mente, che però abbiano chiaramente un senso di connessione con l'oggetto della lezione del giorno. Poi vi ho fatto delle domande, due tipi di domande diverse. Una domanda retorica, ho detto, ma quanto sarebbe bello se le nostre lezioni fossero più efficaci, avessero una durata dell'attenzione più alta, più lunga, eccetera. Quindi vi ho portato un po' a fantasticare attraverso una domanda retorica e in qualche modo vi ho fatto intravedere i benefici dell'applicare quello di cui io stavo per parlare. Quindi attraverso domande retoriche stimolo l'uditorio a cogliere il beneficio, l'utilità che trarrà dal contenuto della spiegazione che stiamo per affrontare. Qui le domande retoriche possono essere varie ed eventuali e chiaramente dipendono dal tipo di contenuto. Le citazioni di persone, ho intravisto un attimo un commento. Samuele, hai il microfono chiuso. Perlomeno io non sì, ti sì, sento. Scusa, colpa mia. Ho mandato le citazioni su, ma in mano che parlavi ti ho distratto, quindi perdonami. Va bene, solo che erano troppo veloci, non ho fatto il tempo a leggere. Sì, infatti l'ho tolta per non distrarti, ma invece ormai il danno era fatto. Tra l'altro, ulteriore tecnica, un intervento di un pazzo scatenato durante un intervento aiuta a aumentare l'attenzione. Allora, capite anche questo, se siamo in grado poi di contestualizzare anche quello. Io ho avuto veramente pazzi che entravano in aula perché ho fatto anche delle lezioni in cliniche di riabilitazione mentale, quindi mi è capitato l'ingresso di una persona che cercava il caffè e abbiamo dovuto, come dire, trovare un modo di gestire anche questo. Diciamo che anch'io sono abbastanza in questa linea. Allora, abbiamo i ragazzi sono più invogliati a studiare per la materia che ci piace di più e perché però interessa e va bene. E che cosa bisogna fare per ricordare quello che si studia? Però un altro tema, ovviamente, magari lo affronteremo in una prossima puntata, questo è un altro lato. Sì. Le citazioni di persone non note sono le migliori, eccetera. Okay. Scusami, mi rientro nel mio guscio. No, va benissimo. Quindi le domande retoriche, eravamo arrivate alle domande retoriche che aiutano anche, io posso fare per esempio, come sarebbe più facile la nostra vita se fossimo bravi a fare i calcoli a mente? Quanto sarebbe utile capire ogni volta che sentiamo una canzone in inglese, capirne subito il testo. Trovare chiaramente poi delle domande retoriche che siano attinenti anche alla vita quotidiana dei nostri allievi e quindi che vi portino a percepire un beneficio nella quotidianità di quello che stiamo per fare in classe. Poi vi ho fatto delle domande invece esplicite, chiaramente qui l'interazione non è diretta, no? Perché comunque mi potete scrivere nei commenti, ma non è come una vera e propria DAD, chiaramente. Però vi ho detto, io vi comincio ad enumerare dei benefici, delle aperture, delle chiusure fatte in maniera efficace, se voi volete potete scrivermi le vostre, altro non è che una velata domanda, ovvero quali possono essere i benefici del fare delle buone aperture, delle buone chiusure. Anche questo è un modo per decollare. Vi ho raccontato l'aneddoto dei miei professori. Anche raccontare un aneddoto è un modo per decollare. Non ho potuto utilizzare una panoramica, come dire, fare una sorta di riassunto per punti degli argomenti, perché oggi io sono qui per un intervento molto breve, quindi
come dire, fare un po' l'indice degli argomenti che avrei trattato, sarebbe stato un po' pedisseco su un argomento di così breve, su un intervento di così breve durata. Però un altro modo di decollare è proprio quello di fare, di dare una visione d'insieme. Oggi vedremo questo, questo e quest'altro. E quindi è un modo che dà anche un po' di sicurezza, dà un po' la roadmap di quello che si andrà a fare e fa capire quali punti focali verranno toccati. Ora, la cosa che non vi ho detto finora è che tutto quello che noi utilizziamo in apertura può essere utilizzato anche come chiusura, tranne le domande aperte, le domande dirette, perché è chiaro che se io faccio una domanda non sto chiudendo la lezione ma sto aprendo un dibattito, e quindi le domande in chiusura possono essere solo retoriche e non domande dirette. Però per il resto, come ho utilizzato un aneddoto in apertura, lo posso utilizzare in chiusura. Come ho utilizzato una citazione in apertura, la posso utilizzare in chiusura. Come ho utilizzato un oggetto misterioso, lo utilizzo per aprire, ma poi lo utilizzo per chiudere la mia performance. Per cui ognuna di queste strategie che io vi ho dato può essere utilizzata sia per l'uno che per l'altro. E infine, l'ultima notazione, diciamo, tecnica che vi do è che non se ne può o non se ne deve utilizzare solo una per ogni lezione. Io posso usare anche sia una citazione che un aneddoto. Posso utilizzare, ecco, una cosa che non vi avevo detto, uno spezzone di film, posso proiettare un video, insomma, uno spezzone di qualunque genere. Lo posso utilizzare per attirare l'attenzione in apertura, così come per lasciare un messaggio di impatto in chiusura. Quindi qualunque di questi strumenti può essere utilizzato, ne possono essere utilizzati più di uno per aprire e più di uno per chiudere, e possono essere utilizzati in maniera indifferente. E quindi adesso che siamo in chiusura dobbiamo svelare il contenuto della borsa misteriosa. Qui ci sono due oggetti, vi ho detto, e sono questi due, sono un cervello, perché per essere dei docenti e degli insegnanti sempre sul pezzo, come si suol dire, ci dobbiamo mettere la nostra materia grigia, ci dobbiamo soffermare a riflettere quali possono essere le citazioni, gli aneddoti, le domande più adeguate, ma ci dobbiamo mettere anche il sorriso, visto che per me andare al lavoro motivati e sorridenti è importante. Ma questo sorriso è anche sinonimo di emozioni, emozionarci ed emozionare, quindi portare non solo l'emozione del sorriso, ma qualunque tipo di emozione nella nostra didattica aiuta, perché come vi ho detto prima, le emozioni aiutano a legare i concetti nella memoria di lungo termine, sono come veramente una colla che aiuta a mantenere delle informazioni. Per farvi capire come funziona questo, vi dico, a ciascuno di voi è capitato di ricordare dei dettagli, magari insignificanti, di giornate però particolarmente emozionanti e importanti della vostra vita. Magari vi ricordate che cosa avete mangiato a colazione il giorno in cui vi siete laureati, oppure ricordate esattamente come eravate vestiti il giorno in cui avete incontrato l'amore della vostra vita. Tutti noi ricordiamo che cosa stavamo facendo l'11 settembre 2001 quando ci è arrivata la notizia, quando abbiamo ricevuto la notizia dell'attacco alle Torri Gemelle. Quindi forti emozioni portano con loro un ricordo di nozioni e di concetti. E quindi utilizzare sì il cervello, perché la didattica comunque ha a che fare con la materia grigia, ma anche l'emozione, sono sicuramente delle strategie utilissime per mantenere alta l'attenzione del vostro uditorio. Non so se c'è qualche altra domanda, io come strategie ho concluso qui. Io direi che sì, ci siamo, nel senso che ci siamo, perfetto. Io ti ringrazio moltissimo del tuo intervento, adesso farei entrare, visto che siamo in realtà alla chiusura della nostra puntata di oggi, grazie, intervento bellissimo, farei entrare anche Linda e Matteo, se ricompare adesso, è da qualche parte, eccolo qua, è ricomparso, ok, eccoci qua, eccoci tutti qui. Sì, allora salutiamo tutti i nostri
amici che sono qui con noi, docenti, studenti con noi questa sera. Ho mandato il form per registrarsi per poter ottenere l'attestato di partecipazione a quest'oggi. Ci rivediamo probabilmente fra un paio di settimane. Grazie mille. Linda ha un suo intervento bellissimo che farà la settimana prossima, cioè il prossimo incontro. Immagino, vero? Confermi, Linda? Assolutamente, sì. Perfetto. Matteo, grazie anche a te. Come al solito, intervento tecnico interessante. Lilia, nulla da dire. Abbiamo usato cervello ed emozione e più un pazzo che passava di lì ed è entrato a casa nel tuo intervento. Quindi direi che abbiamo fatto del nostro meglio. Grazie a tutti, ai docenti e agli studenti. Ci vediamo fra un paio di settimane. Grazie a voi, buona serata. Ciao ragazzi, ciao.